Ela, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video e oggi andiamo avanti con le differenze della pietra filosofale. Ci sto mettendo un po' a portare avanti questi video perché sono molto lunghi da scrivere, anche se ho scritto sul blog tutte le differenze, ma sono tra il parlato e lo scritto, c'è un mare in mezzo. Spero che abbiate molta pazienza, prima o poi riuscirò a farle tutte. Nell'ultimo video ci eravamo lasciati con Hermione che sclerava male perché hanno rischiato di essere uccisi da Puffy, o peggio venire espulsi da Hogwarts, che effettivamente per un nato babbano potrebbe essere peggio che morire. E andiamo al capitolo 10. Harry appunto era stato fatto entrare nella squadra di Quidditch dalla McGrath e la stessa gli aveva mandato una scopa. Vediamo il primo allenamento con Oliver, esattamente come nel film, ma nel libro c'è anche un pezzettino in cui Harry chiede a Oliver se il Quidditch assomiglia al basket, ma Oliver è un nato mago e quindi non sa neanche cosa sia il basket. E prima di farlo allenare con i boccini d'oro veri e propri, gli lancia delle palle da golf da prendere e riportare. Ora, non sai cos'è il basket, però sei riuscito a raccattare delle palle da golf babbane. Va bene, non importa. Ho deciso che per Harry Potter questi piccoli dettagli in controsenso possono andare bene. E sì, sono assolutamente di parte. Tutti i sedili delle tribune possono sollevarsi in aria e permettere a tutti gli spettatori di avere la visuale migliore del campo. Arriviamo alla notte di Halloween, dove il troll è nascosto nel bagno, in cui c'è anche Hermione, Harry e Ron la salvano e così via. Io ve l'ho detto. E intanto Harry e Ron hanno sentito che Hermione si era chiusa a piangere in bagno da Lavanda Brown e Kali Patil, due di Grifondoro, che nei film conosceremo molto più avanti perché sono utili per la trama e adesso no, mentre nei libri sono introdotte già da ora. E quindi vanno verso i bagni, vedono il troll che entra in una stanza e chiudono la stanza solo per poi rendersi conto che effettivamente quello era il bagno e quindi avevano chiuso dentro Hermione e poi vabbè, la salvano e così via. Sappiamo quello che succede nel film. Grazie a questo avvenimento Harry, Ron e Hermione fanno finalmente amicizia dopo essersi odiati per un mesetto buono. E Hermione aiuta i due con i compiti, ma assolutamente non gli permette di copiare perché altrimenti non imparerebbero niente. E per fortuna, perché già sono parecchio incoglioniti, seppure li rendi ancora più stupidi, non voglio sapere come sarebbe finita questa trama, questa saga. È arrivato il momento della partita di Quidditch incriminata in cui Piton cerca di uccidere Harry. Anche se in realtà non è così. Però prima vediamo alcune curiosità sul Quidditch. Beh, intanto ci viene detto che Grifondoro non vince la coppa da quando Charlie Weasley ha finito gli studi, ha terminato gli studi e quindi ha lasciato la scuola. Il fratello di Ron era talmente bravo come cercatore che avrebbe potuto avere un posto nella squadra nazionale, però l'ha rifiutato per andare a curare i draghi. La partita più lunga di sempre di Quidditch è durata 3 mesi, con i continui cambi tra i giocatori che dovevano riposarsi un attimo. E Hermione aveva regalato a Harry un libro sul Quidditch, il famoso libretto che poi è stato anche pubblicato per noi babbani, nel Quidditch attraverso i secoli. Da cui scopriamo che esistono 700 modi nel Quidditch di fare un fallo, cioè in una partita del 1473 si sono verificati tutti quanti i casi, i cercatori sono i giocatori a cui capitano più incidenti. E è capitato negli anni che alcuni arbitri sono spariti nel nulla per ricomparire misteriosamente nel Sahara mesi dopo. Quindi Harry sta giocando la sua prima partita, a un certo punto perde il controllo della scopa e Ron e Hermione pensano che sia Piton a fare il malocchio alla scopa. Hermione sa produrre una fiammella che puoi conservare in un barattolo e te la puoi portare in giro. E molto spesso è capitato che i tre stessero attorno a questa fiammella a fare i compiti e così via. Ed è proprio questa magia che usa per appiccare l'incendio a Piton e far perdere il contatto visivo, che non di Piton, ma in realtà di Raptor. Nel film dà fuoco al mantello di Piton, Piton si alza da una pacca a Raptor e lui cade. E in realtà nel libro, vabbè, non è significativa questa differenza, ma io ve la dico lo stesso perché mi va. E nel film, mentre Hermione passa per arrivare da Piton, dà un colpo a Raptor che cade e quindi perde il controllo.
Harry si rimette in sella alla scopa e poi sputa il boccino. Ora, adesso voi vedrete la scena in cui capita nel film. Da come è descritto nel film, sembra che per tutto il tempo attaccato alla scopa abbia avuto il boccino in bocca. Nel film mi sembra che lo acchiappi dopo. Harry deve subire molte angherie da Piton, come il sequestro di libri, anche se non ce n'era un apparente motivo. Quando gli prende il libro, Harry nota che Piton sta zoppicando e la Rowling usa questo come espediente per mandare Harry nella sala professori. Harry bussa, nessuno risponde, quindi entra e ci trova Piton che si sta facendo fasciare la gamba da Raptor, mentre gli chiede come si faccia a tenere a bada tutte quelle teste. E quindi capisce che è Piton il cattivone che sta cercando di rubare qualsiasi cosa ci sia nel castello. Pian piano i ragazzi iniziano a capire, Hagrid si lascia scappare informazioni, esattamente come vediamo nel film. Non dovevo dirlo. Niente più domande, non mi fare più domande. Iniziano le vacanze di Natale e vediamo aprire i regali. Oltre al mantello dell'invisibilità, che Ron riconosce immediatamente e non ha bisogno di spiegazioni, anche perché viene descritto come un tessuto che sembra d'argento barra sembra fatto di acqua, quindi fai 2 più 2 capisci che quello è un mantello dell'invisibilità, non il tappeto della nonna che vediamo nei film. Ma Harry riceve anche altri regali, oltre al maglione fatto da Molly, come il flauto di legno che gli ha fatto Hagrid a mano, una scatola di cioccolane da parte di Hermione, dai suoi zii riceve mezza sterlina, di cui Harry non si fa niente, ma visto che Ron ne è così affascinato, gliela regala. I gemelli il giorno di Natale obbligano Ron e Percy a indossare i loro maglioni e obbligano Percy, che pranzava sempre al tavolo dei prefetti, a pranzare e cenare insieme a loro in famiglia con una cena di Natale. Sul tavolo, tra l'altro, ci sono tutte le sorprese, quelle che prendi e scoppi, con le sorpresine dentro, appunto, e Harry ci trova una scacchiera, quindi così anche lui ha la propria scacchiera che gli dà retta perché fino a quel momento aveva giocato con i pezzi degli scacchi prestati da Seamus, mi pare, e quindi non aveva così tanto potere su di loro e facevano quello che volevano. Hermione non pensa che una scacchiera incantata sia un gioco da barbari, non capisco questo senso civico verso dei pezzi di pietra incantati. Non si sa. Intanto Fred e George hanno incantato delle palle di neve per fare in modo che si andassero a schiantare dietro al turbante di Raptor. La notte va a scuriosare in biblioteca, ma non trova Piton e Raptor a parlare in sordina, perché appunto abbiamo visto che questa scena c'è già stata nella sala professori. E girando, girando, trova lo specchio e le brame in quello che credo sia la stanza delle necessità, visto che sembrava un'aula scolastica piena di banchi vuoti. Harry lo racconta a Ron la mattina successiva ed è convinto che ti mostri la tua famiglia, visto che non vede solo i suoi genitori, ma anche i suoi nonni. Poi vediamo, arriva Silente che gli dice che non dovrebbe stare lì, perché se no non si dimenticherà di vivere la sua vita. E sappiamo da Animali Fantastici che non ci vede dei calzini, ma ci vede Grindelwald ora. In realtà, nell'ultimo, nei Doni della Morte, Silente fa capire che in quello specchio ci vedeva Ariana, sua sorella. Però effettivamente lo specchio ti mostra quello che desideri di più, e quello che desideri di più varia in base a cosa sta succedendo nella tua vita, quindi è probabile che per un periodo ci abbia visto Ariana, per un periodo ci abbia visto Grindelwald, Ariana, Grindelwald, insomma, è probabile che negli eventi narrati in Harry Potter il periodo in cui vedeva Grindelwald, visto che l'aveva già affrontato, era finito e aveva ancora il rammarico per sua sorella, che non sa chi l'avesse uccisa. Quindi direi che la risposta al momento è Ariana. Tantomeno Hermione non aveva suggerito loro di andare a guardare nel reparto proibito e non avevano neanche provato a chiedere il permesso perché era concesso solo agli studenti degli ultimi anni che volevano perfezionare la tecnica in difesa contro le arti oscure. E l'Hermione del primo libro non farebbe mai niente contro le regole, a parte andare a salvare la scuola, perché lì devi andare a salvare la scuola, cosa ci puoi fare? Comunque non si sarebbe spinta tanto per cercare solo Nicholas Flamel. Quindi Harry non va nel reparto proibito a Natale, si va solo in biblioteca per cercare più approfonditamente. Scoprono
finalmente chi è Nicholas Flamel. Ho fatto guardare nella sezione sbagliata. Come ho potuto essere così stupida? L'ho preso settimane fa, cercavo una lettura leggera. Quello sarebbe leggero. In realtà nel libro noi abbiamo già avuto la risposta su chi è Nicholas Flamel nella cioccorana che aveva trovato Harry nel treno per Hogwarts. Trovano Flamel grazie a Neville, che era stato bullizzato malamente da Malfoy, era andato da Harry e Ron per farsi liberare dall'incantesimo e per tirarlo un po' su di morale Harry gli aveva regalato una sua cioccorana. Neville trova Silente e così rileggono la descrizione e gli salta agli occhi Nicholas Flamel. Nel libro vediamo anche un'altra partita, questa volta contro il Tasso Rosso. E Piton è stato assegnato come arbitro e Hermione e Ron sono preoccupati per l'incolumità di Harry, tant'è che gli suggeriscono di darsi malato. Harry però non vuol far perdere la sua squadra a tavolino, visto che è l'unico cercatore, e quindi si decide di giocare lo stesso. Poi in realtà scopriremo che Piton si è fatto assegnare in quel ruolo proprio per evitare che Harry facesse una brutta fine. Dopo la partita Harry va a mettere a posto la scopa nel magazzino delle scope, ma vede Piton entrare nella foresta. Quindi inizia a volare con la scopa sopra gli alberi finché non trova Piton e inizia a farsi gli apparacci suoi. E lo sente di nuovo parlare con Raptor, e mentre Piton gli chiede se abbia già capito come liberarsi dal cane. Durante tutti i loro pomeriggi passati in biblioteca avevano notato che Hagrid era sempre lì che si aggirava furtivo e poi avevano visto che cercava notizie sui draghi. Vogliono capire cosa sta succedendo, ma Hagrid dice che non è sicuro parlarne lì e li invita a prendere un tè. Vanno a prendere il tè da Hagrid e lui gli mostra l'uovo di drago. Ci vorrà ancora qualche giorno affinché si schiuda. E i ragazzi non vengono beccati immediatamente da Malfoy. Vediamo quindi cosa succede con sto benedetto uovo. Norberto nasce dopo qualche giorno, Hagrid gli avvisa via gufo, e Hagrid fa molta fatica a prendersi cura di un cucciolo di un drago che nel giro di un paio di settimane è già più lungo di lui, e i ragazzi fanno avanti e indietro al castello col mantello dell'invisibilità per aiutarlo. Hermione gli aveva fatto subito notare, prima che l'uovo ancora si schiudesse, che crescere un drago in una casetta di legno forse non era il massimo, perché nel libro la casa di Hagrid è una capanna di legno, nel film l'hanno resa di pietra, ma comunque dentro è di legno, quindi non era una buona idea lo stesso. Una settimana dopo appunto il drago è già più lungo di Hagrid, che la crescita dei draghi di Daenerys è proprio una cavolata. E per riuscire a stare dietro al drago, Hagrid si vede costretto a trascurare i suoi doveri di guardacaccia. I ragazzi sono preoccupati per lui, e senza contare che il drago in pochissimo tempo sarebbe diventato anche troppo grande da tenere dentro la capanna, ed è vietato allevare draghi in Gran Bretagna. Quindi riescono a convincere Hagrid a mettersi il cuore in pace e contattare Charlie affinché venga a prendersi il cucciolo. Riescono a mettersi d'accordo, dovranno portare il drago sopra la torre di astronomia degli amici di Charlie, verranno a prelevarlo, ma prima che questo possa accadere Ron viene morso alla mano da Norberto e finisce in infermeria perché si gonfia tutta, è una cosa abominevole da guardare e quindi è meglio andare a farsi curare, e Madama Chips lo tiene lì qualche giorno. Arriva la sera in cui devono portare Norberto alla torre e quindi ci sono solo Harry e Hermione, perché Ron appunto è chiuso in infermeria. Vanno a prenderlo, lo mettono in una cassa, lo mettono insieme a loro sotto il mantello dell'invisibilità e si fanno tutta la strada in queste condizioni pietose fino alla torre di astronomia. Lo consegnano a Charlie tutto bene, ma mentre tornano giù i due cerebrolesi si dimenticano il mantello dell'invisibilità e si ritrovano nelle calcagne Gazza. Gazza che era stato avvertito da Malfoy e che sosteneva che loro avevano un drago. Portati tutti dalla McGranit e c'è anche Neville che era uscito dalla sala comune perché aveva sentito Malfoy dire che loro avevano un drago che li voleva far beccare, quindi era andato ad avvertirli. La McGranit chiede a Harry e Hermione se fosse vero che avevano un drago, ovviamente Hermione e Harry dicono che è tipo un drago, ma dove? La sorpresina delle patatine, era uscito un draghetto, quello, no? Vabbè, quindi Neville fa anche la figura del deficiente solo perché ha voluto avvertire i suoi amici, poverino. E quindi tutti e quattro vengono messi in punizione nella foresta proibita. Il mantello che Harry si è dimenticato in giro si ritroverà
inspiegabilmente sul suo letto con un bigliettino con scritto "Potrebbe tornarti utile". Grazie a Dio esiste Silente in questa saga, perché se no Harry sarebbe rimasto a casa degli zii, a momenti neanche partito, non ce l'avrebbe fatta. La McGranit ha tolto 50 punti a testa, solo che i Grifondori erano in 3 e quindi 150 punti in meno tra Harry, Hermione e Neville. Il mattino successivo tutti hanno visto le clessidre delle case, hanno visto quanti rubini mancavano al Grifondoro. E hanno scoperto, è girata la voce su chi fosse stato il colpevole, e quindi praticamente vogliono metterli tutti alla gogna, tranne i Serpeverde, che vanno in giro ringraziandoli e applaudendogli. Tutti quanti, nel senso anche i Tasso Rosso e Corvo Nero, che dice: "Vabbè, ma te cosa ti frega?" In realtà neanche loro volevano che a vincere fossero i Serpeverde. So che questa parte è molto corta, mancano tipo 3-4 capitoli alla fine, ma io direi che per ora possiamo fermarci qua, così il video viene un po' più corto e sembra più maneggevole da guardare, anche se poi magari fate come me, dite: "Oh, ma dura solo 15 minuti", e poi ne guardate un altro che dura altri 15 minuti e un altro che altri 15 minuti, quindi alla fine vi trovate 2 ore su YouTube, e quindi alla faccia dei 15 minuti, ma comunque noi ci fermiamo qua. Ditemi se conoscevate queste differenze, se sono state incasinate, se avete capito, se vi è sembrato interessante. Spero di far uscire più con cadenza regolare sia questi articoli, sia quelli di Game of Thrones, sia quelli di qualcos'altro, perché mi scoccia parlare solo di Harry Potter e Game of Thrones. Oggi stranamente non mi sto qua squagliando, però vado a mangiare, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!